di agrumi tutti uno diverso dall'altro, ma che evidentemente non c'erano in origine, e quindi è tutto nuovo, comunque con una storia molto recente. Qui vedete con questa diciamo immagine, insomma, varie tipologie già di colori, forme, insomma, mettiamola sul semplice per il momento, non c'è bisogno di andare eccessivamente sul difficile, vedete che tutte queste linee un po' della genealogia degli agrumi che saranno, come dire, la nostra costante questa sera, perché sono tutti incroci tra agrumi che hanno portato a nuovi agrumi. Dal punto di vista genetico e botanico è veramente molto complicato andare a tracciare la storia degli agrumi, e questa slide vi fa capire già tutti questi incroci, cioè per capire come si è originato un limone, un arancio, un pompelmo, bisogna andare a trovare la storia di questa pianta. Non è sufficiente dire questa pianta è originaria delle zone insomma, dell'Asia, perché non è detto. Adesso ci arrivo meglio a quell'aspetto, però prima volevo dirvi due cose un pochino più leggere, perché l'aspetto appunto della geografia botanica sarà il più complesso. Qualche cosa però che invece accomuna tutti questi citrus c'è. Sono tutti o arbusti o alberi, questo ci tranquillizza, almeno quello. Sono tutti più o meno, come dire, di dimensioni, per carità, 1-10 metri evidentemente sono tanti, ma nell'ambito, come dire, degli agrumi sappiamo che hanno tutti la forma arbustiva arborea. Tutte queste piante hanno delle foglie con delle ghiandole, e le piante sono ricche di oli essenziali. Come sapete, insomma, molti agrumi hanno questa particolarità, e su quello siamo tutti tranquilli. Hanno tutti dei fiori molto grandi in genere, bianchi o rosati, ricchi di nettare, molto amati dagli impollinatori e profumatissimi. Anche questo, come dire, più di meno, è una caratteristica che li accomuna. Pensate che, dato che i numeri sono veramente una delle cose che appunto ho dovuto cercare di filtrare un po' di più sugli agrumi, questo però è invece importante per quanto riguarda le piante, cioè le piante di agrumi sono generosissime in fioritura e possono produrre in un anno circa 60.000 fiori. Inimmaginabile, cioè uno incomincia a contarli e dopo un po' perde assolutamente il conto, ma solo l'1% è portato a maturazione, e per maturare impiegano dai 5 ai 18 mesi. Penso che lo sappiate, insomma, comunque lo immaginate che un agrume incomincia a maturare, non è che dopo un mese lo raccolgo, stanno sulla pianta tanto tempo, addirittura, poi lo vedremo, quando ne raccolgo uno, tanti agrumi hanno già fiorito e stanno facendo altri frutti che piano piano maturano. Quindi è un processo molto lungo e complesso questo, che porta appunto da centinaia di migliaia di fiori a pochi frutti, ma con qualità eccelse. Dal punto di vista botanico, una delle cose più divertenti, ecco, da raccontare è quella del frutto. Io quando faccio qualche lezione botanica e racconto tutti i frutti delle piante, soprattutto delle piante da frutto, quello dell'arancio, che si chiama Hesperidio, è uno dei frutti più particolari, perché ha questa buccia, questa scorza esterna che si chiama esocarpo, che è quella ricchissima di oli essenziali, insomma basta sprofinarlo, fondamentalmente quasi tutti gli agrumi rilasciano un profumo. La parte di mesocarpo che si chiama albedo, che è quella che noi scartiamo, evidentemente, che è la protezione di un frutto interno, che è quello che noi mangiamo, invece molto succoso, che protegge i semi. Come sapete però, e questa è un'evoluzione fondamentalmente commerciale, che vi anticipo qui perché poi magari dopo mi sfugge, la qualità a oggi degli agrumi è data anche dalla mancanza di semi, perché meno semi hanno, più noi siamo felici in genere, perché si sa che appunto mangiare un'arancia, una clementina e non dover sfruttare i semi, beh, insomma, ci viene più comodo, ecco. Beh, evidentemente è contro natura, perché un frutto deve avere i suoi semi, quindi vedete che questo frutto un po' meno succoso, un po' più simile a quelli selvatici, no? Con meno polpa, invece un grande protettore,
persone, perché quello che io dico sempre, soprattutto nelle mie lezioni, anche ai ragazzi e agli studenti, cioè la prima preoccupazione delle piante è quella di moltiplicarsi, evidentemente, non certo di fornire dei frutti buoni a noi. Sì, se sono dei frutti, evidentemente c'è anche tutto il processo, come dire, che devono attirare e quant'altro, ma i frutti servono per proteggere i semi. E quindi in questo caso la preoccupazione maggiore degli adulti è fare esocarpo e mesocarpo belli sostanziosi, e la polpa insomma è quella che ma invece per noi è il contrario, cioè noi abbiamo trasformato fondamentalmente i frutti degli agrumi in qualcosa che interessa molto a noi, e cioè possibilmente una buccia e un mesocarpo che non eccessivi, e il succo invece decisamente di grande valore senza semi. Pensate alla povera natura, se avesse saputo che noi avremmo raggiunto questo risultato, forse si sarebbe già un po' ribellata in passato, però ci ha lasciato continuare, e noi oggi abbiamo tantissimi agrumi proprio con queste caratteristiche. Questa è un'altra parentesi, ma perché mi è venuto anche in mente di parlare degli agrumi? Perché hanno dei numeri incredibili. Se pensate che sul pianeta sono coltivati 1 miliardo di alberi di agrumi, e adesso capite la storia incredibile, perché tutto parte da una zona relativamente limitata del mondo, a oggi appunto 1 miliardo di alberi di agrumi, 100 milioni di tonnellate di frutti prodotti, un secolo, mi piaceva il numero uno, quindi un secolo è la vita media di un agrume, quindi una pianta che dura anche tanto. Qui non arriviamo al 100, ma al 90%, pensate, della produzione mondiale di succo di arancia in Florida, in Brasile, dove queste piante, adesso vedremo, sono arrivate molto recentemente, quindi mai nessuno originario di quelle zone avrebbe pensato, insomma, che si sarebbe trasformato il territorio per la produzione, come dire, del 90% di succo d'arancia. Però c'è una particolarità che vi ho segnato anche qui, perché a volte sono i miei appunti che non so dove inserire, quindi me li metto per insomma non dimenticarmi. Pensate che appunto in zone della Florida nel 1895 ci sono stati un paio di anni di gelate talmente insomma, forti, che hanno fondamentalmente ucciso la maggior parte delle piante di agrumi, che adesso vedremo non potevano sopportare quelle temperature, e calò la produzione del 97%. Qui mi viene da dire sì che la natura si è ribellata, perché ha ridotto del 97% la produzione degli agrumi, e ci sono voluti 16 anni prima di tornare ai livelli a cui si era andati incontro nel 1895. Allora, perché questa gelata non è piaciuta agli agrumi? Perché sono originari di regioni tropicali e subtropicali del sud-est asiatico, nord-est India, Cina meridionale. Vedete, con queste grafiche molto semplici, sono 3-4 insomma le zone da cui tutto è partito. Cioè, gli agrumi che noi oggi appunto mangiamo, coltiviamo, sono partiti da questa zona molto precisa dell'Asia, ma che sono appunto zone in linea di massima con climi caldo-umidi, che come dire, hanno poi consentito in realtà alla pianta anche di adattarsi a condizioni ambientali di aree molto diverse, tra cui quelle mediterranee, che come sapete non è certo una regione, l'area mediterranea tropicale o subtropicale, perché gli inverni comunque sono più freddi rispetto all'estate, c'è un range di temperature decisamente diverso, però è evidente che le piante che fanno la storia sono anche le piante adattabili, e quindi l'adattabilità degli agrumi ha portato, come dire, a un trasferimento, adesso vedremo il viaggio che hanno fatto. Ma c'è un'altra particolarità, e qui torno un pochino all'analisi come dire, della nomenclatura geografica. Pensate che analisi abbastanza recenti sul DNA e sulla genetica degli agrumi hanno dimostrato che tutte le piante di agrumi partono da solo 3 progenitori, che sono il cedro, il pummelo e il mandarino. Si è verificato che dal punto di vista appunto genetico sono i progenitori di tutti gli altri. Cioè, prima che comparisse, molto banalmente, cioè, il limone non esisteva, l'arancio non esisteva. Esistono oggi perché i loro genitori
cedro, pomelo e mandarino hanno dato origine a un gran caos, no? Il famoso Big Bang che vi ho detto prima degli agrumi. Le zone sono state anche individuate, quelle originali di questi tre progenitori: centro, nord-est India, Birmania, Pumero, sud-est Cina, Laos, Cambogia, Mandarino, sud-est della Cina. Quindi queste sono le zone di cui appunto in cui sono originari gli agrumi progenitori. In un'epoca non identificabile, quindi non possiamo dire quando, ci sono stati degli incroci naturali, quelli che noi chiamiamo ibridi. Sono quelli che oggi sono degli agrumi coltivati: arancio amaro, arancio dolce, limone, lima e limetta. Di questi non c'è traccia di quando si sono originati sulla superficie terrestre, si ha traccia che però sono arrivati dopo quelli che vi ho detto prima. Quindi vuol dire che sono figli in qualche modo di incroci tra gli agrumi precedenti. Quindi quando c'è in una famiglia botanica capacità e facilità di ibridarsi, succede questo. Lo vedremo anche nelle rose, lo abbiamo visto 3 o 4 anni fa nei tulipani, insomma, cioè quando c'è questa gran variabilità genetica succede questo. E quindi arancio amaro sembra si sia originato foreste Himalaya, arancio dolce Indocina, limone sud-est Cina, Birmania, lima limetto sud-est asiatico, ma bene o male la zona è quella, insomma, già che sono migliaia di chilometri, però comunque è una zona abbastanza circoscritta. Ma si è riuscito abbastanza a capire le zone da cui tutto è partito, quindi la seconda generazione, possiamo chiamarla, degli agrumi. C'è poi una terza generazione che invece è causata evidentemente dalla presenza dell'uomo, perché il viaggio che hanno intrapreso gli agrumi e che adesso vi racconterò, ahimè, brevemente, ha portato alla nascita in alcune zone dove non sarebbe mai potuto capitare, evidentemente senza l'uomo, di piante come pompelmo, bergamotto, chinotto, mapo, clementina, che come vedete sono originari di Caraibi, Italia, Nord Africa, dove queste piante non sarebbero mai potute arrivare, insomma, di certo non con le correnti, non con gli animali, insomma, sì, con l'animale uomo, evidentemente. Quindi è solo grazie all'uomo che in alcune zone geografiche dove c'erano le condizioni climatiche affinché ciò accadesse, sono nati degli agrumi che per noi oggi, in particolare penso al pompelmo, lo diamo abbastanza per scontato come un agrume come tutti gli altri. Adesso vedremo invece la storia del pompelmo è tutt'altro che scontata. Ecco qua questo viaggio degli agrumi un pochino rappresentato molto semplicemente con la zona di origine che vedete essere limitata, quella zona dell'Asia tropicale e subtropicale, poi un passaggio nella regione, diciamo, Medio Oriente, Nord Africa, Mediterraneo, e poi un altro grandissimo passaggio invece in centro, Sud America. Questo avviene in tempi abbastanza, come dire, concentrati. Vedete che tra il X e il XV secolo c'è questa, diciamo, migrazione di alcuni agrumi dall'Oriente estremo al Medio Oriente, Europa. E poi tra il XV e il XVI secolo tra l'Europa mediterranea e il Centro America. In poco tempo, come dire, l'uomo ha dato origine a questa rivoluzione, che ovviamente sono in epoche più tracciabili, in cui possiamo raccontare tante cose, perché abbiamo documentazione. Tutto ciò che è successo prima, appunto, come abbia fatto un limone a originarsi nel nord-est della Cina, quello, come dire, non c'è traccia, è qualche cosa che è successo naturalmente, di cui non possiamo, diciamo, avere certezze, se non genetiche, che però sono già importanti. Allora, per raccontarvi questo viaggio, parlo del cedro perché è il primo agrume che è stato, diciamo, portato in giro. È stato intanto ritrovato in degli scavi della Mesopotamia nel 4000 avanti Cristo, come segno. Poi c'è assoluta certezza documentata che Alessandro Magno lo portò dalla Persia alla Grecia, probabilmente addirittura neanche tanto come semi, ma come alberi. Sapete che è un imperatore, insomma, una persona di un certo
chiede qualche cosa, immagino appunto, chissà come trasportato degli alberi. Il passaggio poi è stato dai coloni greci alla Palestina, quindi non tanto come magari uno può pensare, no? Cioè Medio Oriente, Persia, Palestina, no? Coloni greci e palestine, è documentato circa nel 200 a.C. Addirittura appunto è stata ritrovata una moneta databile 136 a.C. Con due cetri, non so se li vedete, che sono appunto un simbolo per il popolo ebraico, lo vedremo proprio brevemente. E il popolo ebraico che il cetro lo portò in rimasto in buona parte del Mediterraneo proprio perché pianta simbolica, cioè era necessario per i riti simbolici degli ebrei, e quindi il cetro in particolare ha viaggiato insieme agli ebrei nel Mediterraneo. Sono documentate delle coltivazioni in Sud Italia dal III secolo, anche se le invasioni barbariche crearono un po' di scompiglio ad alcune, a tante cose, anche al povero cedro, che sembra, diciamo, si limitò a essere coltivato solo sulle isole, dove insomma, la furia dei barbari non arrivò in maniera così eccessiva. E poi, in merito invece degli arabi, che però adesso vedremo, loro sono autori, come dire, della diffusione di tutti gli altri agrumi, ma mentre c'erano, hanno diffuso il cedro in maniera significativa proprio in tutto il Mediterraneo, nella Spagna, nel Nord Africa, ma insieme agli altri agrumi che adesso andremo a vedere. E qua vedete delle illustrazioni, questa è un'illustrazione appunto di un'arba, di un cedro. Viaggio un pochino nella storia, saltando un pochino, in particolare per il cedro comunque è importante perché è fondamentalmente l'unico agrume di cui si ha certezza documentata anche nell'impero romano, per quanto troverete alcune citazioni anche di limoni, aranci, ma non è così, diciamo, sicuro, ed è scritto invece il cedro. E qui tengo a specificare che appunto il cedro ha fatto tutto questo viaggio non tanto come pianta alimentare, ma come pianta medicinale, dalle mille virtù. Qua vi cito solo quelle che Plinio e Virgilio hanno detto: frutto doloroso, malamendole, controveleni, alito cattivo, mal di stomaco, ma lì sapete che dal punto di vista medicinale arboristico per ogni pianta e frutto ne hanno, come dire, magnificato tanti usi, ma evidentemente era vero. Compare anche in un libro di ricette, ma a scopo ornamentale decorativo, no? Come guarnizione, no? Come noi ancora ogni tanto utilizziamo queste piante, quindi non entra nelle ricette, gli agrumi non ci sono nelle ricette dell'antica Roma. Però mi ha fatto molto sorridere questo documento in cui l'editto di Costantino del 301 d.C. mette, come dire, chiarezza sui prezzi massimi dei frutti: 0,4 denari la mela, ciliegia 5, melograno 0,8, melone 2, cedro 24. Quindi vuol dire che insomma era un frutto di un certo valore, insomma non era proprio evidentemente né facile coltivarlo, e lo si vede in questo mosaico, un bel cedro, in questo caso si è abbastanza sicuri di essere un cedro, dopo vi faccio vedere meglio l'origine anche di questi mosaici. Qui stiamo invece a Pompei, dove vedete molto bene una pianta di agrumi che molti studiosi hanno identificato, pensato di identificare come limone, ma tanti altri mettono le mani avanti e dicono: non abbiamo dal punto di vista, diciamo, storico-botanico certezza che il limone fosse conosciuto in epoca romana, il cedro sì. E quindi, insomma, distinguere, come dire, una pittura muraria un cedro da un limone non è facile, quindi è molto più semplice appunto dire che sono dei cedri che vengono rappresentati più volte e quindi a Pompei.